Bentornati nell'angolo delle sfide, questa volta giochiamo a Hot Food, un gioco che ci propone il buon ATP, però con il titolo italiano Dentiera. Titolo quanto mai appropriato perché nel gioco facciamo una dentiera fantasma, una dentiera volante. E in sostanza questo gioco qui mi mette un po' in difficoltà perché in realtà il titolo originale, Hot Food, cibo caldo, in realtà il cibo manco è caldo perché è quasi tutta frutta, però questo è un gioco che non uscì mai nei negozi, ma venne regalato insieme ad una rivista tedesca che si chiamava 64R, la vediamo qui, era una rivista tedesca del Commodore 64 degli anni 80, il gioco uscì nel 1985 in tutte le edicole tedesche e quindi non uscì mai nei negozi, non esiste una vera copertina del gioco, quindi siamo fregati, non c'ho una copertina da farvi vedere, però non fa niente. Allora, il numero della rivista nel quale apparve il gioco, non so qual è, però era un numero dell'85, questo è dello tipo dell'84, quindi non è questo. Qua c'è un altro numero che non è, qua c'è un altro numero che evidentemente non è, qua c'era un'avventura. Sì, perché in questa rivista regalavano dei videogiochi allegati, c'era tipo un dischetto allegato alla rivista, sì, perché in Germania, anche nei primi anni 80, quasi tutti i possessori di Commodore 64 c'avevano il floppy disk, c'avevano il floppy disk drive. Mentre invece noi in Italia, fino agli anni 90, siamo rimasti col datasette. Comunque, in pratica, anche da noi c'erano riviste simili. Tipo nell'85, mi pare, da noi il mensile Radio Elettronica e Computer, che fino allora si occupava sempre di solo elettronica, iniziò a occuparsi anche di microcomputer. E io mi ricordo che mio padre ogni tanto mi comprava sta rivista Radio Elettronica e Computer che parlava di varie cose. Nella cassetta allegata c'erano dei giochi, sì, che forse non erano esattamente legali, perché erano sempre giochi col nome cambiato. Beh, tipo c'era Ghosts and Goblins col titolo No, Zombie? Col titolo Zombie, forse, mi pare. E nella stessa cassetta c'era anche Star Base, che mi pare si chiamasse Star qualcosa, che in realtà era Uridium di Andy Braybrook, altro gioco mitico di cui abbiamo già parlato. Mentre invece nella rivista tedesca 64R, all'interno c'erano tutti i giochi originali realizzati da programmatori ad hoc, programmatori che diciamo facevano pubblicare giochi alla rivista, un po' come la nostra Systems Editoriale. Comunque ho parlato anche troppo, andiamo a giocare a Hot Food, che il nostro amico ATP ha fatto un punteggione veramente esagerato e io non penso di poter mai riuscire a batterlo, però ci proviamo. Allora, Hot Food. Allora, vediamo un po' cosa dice la. In inglese è scritto stranamente. Allora, ciao Mr. Joe Breaker, ciao Mr. Spaccamascella, mangia il cibo che passa, ma evita i limoni. Poi, tra l'altro, questo gioco somiglia a un gioco, mi pare che era di Tony Crowther, che era Kettle, somiglia a Kettle di Tony Crowther, gioco di cui, tra l'altro, ne parla. Cioè, Tony Crowther, io ragazzi, sto preparando un mega specialone esagerato con i giochi più importanti di Tony Crowther, ma lo vedremo più avanti, un bel po' più avanti, perché ci vorrà un po' per prepararlo. Quindi, caro ATP, devi aspettare se vuoi lo specialone. Lo sto preparando, ma ci vuole tempo. Comunque, allora dice: mangia il cibo che passa, ma evita i limoni. In caso che raggiungi 100.000 punti, troverai un'extra dentiera. Ti verrà data un'extra dentiera. Stai attento e non lasciare troppo cibo che passa senza che te lo mangi, altrimenti non avrai abbastanza punti per passare il livello. Sta cosa ce l'ha detta pure ATP nel suo video. If you break the high score, se riesci a infrangere il punteggione, potrai scrivere il tuo nome nella lista con l'aiuto del joystick. Importa 2, premi fire. Allora, F1 resetta il gioco, F3 stop, F5 continua, quindi F3 tipo la pausa, F7 resetta. Quindi andiamo a giocare sperando di non fare una brutta figura. Andiamo a premere. Vai. Ah sì, la musichetta è quella di Star Wars. No, i limoni no! Signore limoni, signore limoni! Attenzione! La musichetta di Star Wars. Evitiamo limoni, mangiamo tutto. No! Burp ha ruttato. Ha ruttato. No, Burp ha ruttato un'altra volta. Sta prima partita fa veramente schifo.
No, ho vomitato. Al terzo limone, invece del ruttino, la bocca, diciamo, va a rimettere tutto. Niente, la prima partita andava veramente da schifo, ho fatto solo 2500 punti. Il gioco è difficile e il buon ATP a sto gioco è veramente fenomeno, ha fatto un punteggio che io non lo so come ha fatto, però non credo che riuscirò mai ad arrivarci. Noi ci proviamo, però vai. Secondo tentativo, che devo mettere il nome, metto tutte le A. Metto tutte A. Game over, la riproviamo, alziamo un po' il volume così ci sentiamo anche la musica di Guerre Stellari, sperando che non mi scatta il copyright per la musica di Guerre Stellari. Andiamo a giocare! La musica è un po' lenta rispetto all'originale di... Ok, that was easy, è stato facile, ho vinto il primo livello. 7100 punti, dai, secondo livello, andiamo. Oh, limone, limone! Signore limoni! Attenzione! No! Ho preso il limone in faccia, siamo a 15.009, eh? Allora, secondo, anche questo è stato facile, fine a livello 2. Ok, andiamo a livello 3. Vai, fammi giocare. Un po' stonata la musichetta, diciamolo. Mi sa game over. No, ultima vita, ultima vita. Allora, adesso sarà ancora più veloce, ci dice. 34.000 punti siamo, vai. Livello 4. No, ho beccato il limone come prima cosa, che frega due. Game over, terzo e ultimo tentativo. Andiamo a fare il terzo e ultimo tentativo. Qua è dura, eh. Qua è durissima. Andiamo. Game over. Mi sa che andrò male sta sfida, perché il gioco è difficilotto. Hot food, tentativo numero 3, vai. Ok, primo livello facile, dai. Secondo livello. Su, fammi giocare, dai. Anche questo fatto. La musica però, diciamo, la musica di Guerre Stellari l'hanno rifatta in maniera veramente terribile, eh. Eppure stonata in certi punti. Oh, limone. Mamma mia, che stecca, che stecca. Perché devi stonare, Commodore? Ho beccato il limone, porca miseria, 26.000 punti però. Ok, adesso ancora più veloce, livello 4, prima sono morto qua, livello 4, eh. Quindi attenzione. Vai, livello 4, sono 29.000 punti. No, ho beccato il secondo limone. 41.000 punti. No, no, 47.760, no, che figura, ho fatto veramente, mamma mia, ho fatto veramente tre tentativi, uno peggiore dell'altro. Il nostro amico ATP, ma perché non mi fa mettere il nome? Ecco, Zeda. Il nostro amico ATP ha fatto un mega punteggione, cioè, ha fatto tipo il triplo dei miei punti circa, ma non vi dico il punteggio preciso, se volete vederlo andate sul suo canale e lo vedete, ma così per sport, questo fuori dalla sfida, faccio un altro tentativo per conto mio, per vedere quanto...
quanto avrei fatto se avessi perseverato. Ok, per un livello 7200 fatto. Questa non vale per la sfida, sto quarto tentativo, già lo dico, eh. Non vale per la sfida. Allora, abbasso un po' la musica perché mi sta martellando il cranio sta musica. È terribile, terribile. Se la sente George Lucas, gli mena a tutti quanti, a questi che hanno fatto sto gioco, eh. Poi che c'entra la musica di quello stellarico con la dentiera che si mangia la frutta? Io non lo so. Oh! Ok, 30.000, easy. Oh, guarda ragazzi, il quarto tentativo dove non vale, sto andando meglio di tutti, finora non sono mai morto. No, ma non ho toccato il limone, era limone quello. Qua ci sono mai arrivato, quinto livello, raga, ho fatto 58.000, gran punteggio. Purtroppo questo non vale per la sfida, però. No, vabbè. No, vabbè. 63.000, questo non vale, il punteggio che vale è quello che vedete al centro dello schermo per la mia sfida. Sono andato veramente male. Niente, allora, questo era Hot Food per Commodore 64. Gioco molto, molto, molto semplice. Ricordiamo, non era un gioco commerciale. Non era un gioco che veniva venduto nei negozi. Un gioco che venne allegato alla rivista 64 in un numero del 1985, che non so qual è di questi. Non lo so, ragazzi, non lo so. Comunque, ragazzi, allora, accettate anche voi la sfida se avete il coraggio. Soprattutto, il gioco è molto semplice, ma è divertente. Un gioco molto basico, che somiglia anche un po' a dei giochi moderni per smartphone come meccaniche, quindi non è che ci siamo così tanto discostati dal 1985 giorno d'oggi, eh. Comunque, per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao 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 ciao.